Bella raga, rieccoci su Kaistarrail, è arrivata Jade, l'abbiamo presa, è andata anche abbastanza bene con le pull, non mi posso lamentare. L'abbiamo buildata, abbiamo la sua Lightcon. Ora, prima di passare alla build, di vedere che cosa vediamo oggi, vi dico subito, in Pure Fiction è devastante, è veramente forte, senza che ve lo sto neanche a dire. Abbiamo messo Jade in team, chiaramente questo è un Pure Fiction basato sui follow-up attack, quindi è fuori di testa. Ovunque l'abbiamo messa, abbiamo fatto 40.000 punti. Anche nel piano 4, chiaramente con Herta è fuori di testa e ha diversi team dove è fortissima, non servono neanche altri follow-up attacchi in realtà. Potete provare anche con personaggi come Clara, Argenti, Jingyuan, Blade, Topaz, Herta, Himeko. Ha 1 miliardo di sinergie, ok? Ne ha veramente tante e il personaggio è molto più versatile di quel che... Già la consideravo giocabile fuori dal PF. Ma dopo che l'ho provata, confermo che è veramente versatile, ok? Comunque, in Pure Fiction è devastante, non sto manco a farvela vedere, nel senso lo sapete voi, lo so io. È veramente forte, ok? Fuori dal Pure Fiction cosa succede? Allora, è molto interessante anche lì. Chiaramente Jade è una follow-up attack user, ok? Quindi con chi sinergizzerà? Beh, con tutti i personaggi con cui sinergizzano gli altri follow-up attack. Quindi sta molto bene con Topaz. Sta estremamente bene con Aventurin, sta estremamente bene con Robin, sta estremamente bene con chiaramente altri buffer come Ruan Mei, insomma. Sta, tra l'altro vi dirò, sta estremamente bene anche con personaggi come Pela, visto che ricaricano la loro ultimate molto velocemente e la loro ultimate ad area, no? Pela ogni due attacchi con la Before the Tutorial Mission ci fa l'ultimate e funziona estremamente bene anche con lei, insomma, no? Quindi Yep ha tutti gli effetti una follow-up attacker, ma che ha sinergie anche con altri personaggi che purtroppo io su questo account non ho, infatti sono in dubbio se prendere anche sul terzo perché è veramente forte e sta molto bene anche con personaggi AoE in generale, ok? Quindi con un Argenti, con un Blade, con una Himeko, insomma può essere giocato in più spot, ok? Ora, chiaramente io gli ho preso la Lightcon perché tutto il mio team IPC deve avere la Lightcon, ok? Come sempre, evitiamo di prendere Eidolon, anche se vi do un consiglio. L'E1 di lei, se vi piace Jade, è veramente forte. So che molti di voi l'hanno presa, è tanta roba, ok? Quindi se volete prendere l'E1, potete prenderla, è veramente, cambia veramente il personaggio. Praticamente, se quando buffiamo un alleato, il nostro alleato fa attacchi single target, a prescindere ci dà 3 stack invece che una. E questo permette tipo combinazioni come con Topaz di essere fuori di testa, eccetera, eccetera. Okay? Quindi gli fa sempre prendere minimo 3 cariche, a prescindere da quanti personaggi attacchi il nostro alleato. E questo accelera tantissimo tutto il guadagno delle sue stack e del suo follow-up attack, ok? E poi gli aumenta danno di follow-up attack. In generale, come avevo detto nel video di guida per Jade, la Lightcon per me è la migliore tra tutte, ok? Quindi in ordine andrei Lightcon e poi E1. Ma comunque, anche senza l'E1, fuori dal Pure Fiction, rende, ok? E adesso lo andiamo a vedere. Come build, come vi ho detto, 4 per Quantum, potete anche giocare 4 per follow-up attack, la differenza è veramente minima, insomma. Però se giocate con personaggi come Pela in team, sicuramente 4 per Quantum è meglio. Se siete contro nemici deboli al Quantum, 4 per Quantum è meglio. Ma vedrete che in realtà lei possiamo giocarla abbastanza tranquillamente anche contro nemici non deboli al Quantum, in realtà. Anche perché molte persone, ho letto molte persone dire, però funziona solo in AoE. Sì, però tutti i contenuti di Star Rail sono AoE. Non c'è un singolo contenuto di Star Rail single target, eccetto forse l'Apocalyptic Shadow dopo che sconfiggi tutti i nemici. Ma anche lì ho visto Jade con Jingyuan, ho visto Jade con Blade, ho visto Jade con team specifici follow-up attack e funziona molto bene. That's it. Quindi è veramente un bel personaggio, ok? Super sottovalutato, è veramente un bel personaggio. Cioè, ho la sensazione che ultimamente si diano per scontato troppe cose sui PG, quando in realtà bisogna esplorarle un po' di più, e non... spesso le persone guardano un video così e dicono, ho visto quello, non mi sembrava tanto, sì, ma bisogna un po' contestualizzare le cose, ok? Comunque, ora, quindi relic quelle, per quanto riguarda i planar, allora io gioco Duran se... E non sono in Pure Fiction, mentre in Pure Fiction userei il Sigonio, ok? Questo è quello che farei.
Vedete voi quello che avete, insomma, non vi preoccupate. Quantum sulla sfera e attacco sulla rope. Chiaramente questo non cambia da Pure Fiction e Memory of Chaos. Se riuscite a fargli due stat meglio. Siccome lei prende poi dal Duran crit damage, ok? Perché lei prende 25 crit damage dal Duran e poi prende 120 crit damage da sola, il mio consiglio è buildate più crit rate possibile. Vedete che io sono a 96.8, non mi interessa troppo del crit damage qua perché è 118, ma dobbiamo aggiungerci più 120, più 25, per farvi capire, ok? Quindi in realtà il mio consiglio è arrivare almeno a 80 di crit rate e superare quel 200 crit damage. Come Lightcon, la sua, se l'avete presa, è sicuramente la migliore, ma avete tante scelte per il Pure Fiction, non ne parliamo neanche, ne avete una marea. E fuori dal Pure Fiction probabilmente avete la Cosmos, e insomma, in realtà avete più scelte. Vi consiglio di guardare il video di guida che ho fatto per Jade, dove vi elenco tutte, anche in ordine di danni, di output di danni, ok? Comunque, abbiamo più modi di giocare Jade, quindi oggi andiamo a vedere quello con i follow-up attack, che è quello che mi interessa di più, perché Jade è una follow-up attack da tutti gli effetti, e infatti funziona abbastanza bene, ok? Ovviamente la andiamo a provare nel nostro caro vecchio Memory of Chaos, che adesso andiamo a tirare fuori qui. E abbiamo fatto qualche prova e mi sono piaciute tutte. Tranne con Clara forse. Clara mi piace la sinergia, il problema è che manca qualcosa, devo ancora capire come completare bene quel team. Come vedete ho fatto. Stavo provando un po' di cose, quindi ho fatto Jade, Aventurin, Pela, Robin, e questo team non è male in realtà. Devo essere onesto, questo team non è male. Un'altra cosa che si può fare chiaramente è mettere Topaz qui al posto di Pela, qualcosa del genere. Robin al momento è quella che preferisco con Jade, ok? Robin con Jade è quella che preferisco di più. Chiaramente Ruan Mei è un'ottima buffer. Probabilmente anche Tingyun non è male, ok? Questo per tenere in uptime più spesso chiaramente la ultimate di Jade. E quindi si possono fare diverse prove, ok? La cosa che volevo testare ora era proprio mettere Robin, andare contro un argente, quindi non debole al quantum, quindi contro elemento, e andare con il nostro team follow-up attack, dove praticamente abbiamo sostituito Ratio, ok? E vediamo come si comporta. Chi buffa Jade? Beh, se avete Jade 1 potete buffare Topaz. Senza Jade 1 buffiamo Aventurin, ok? E funziona abbastanza bene, quindi mettiamo un PG a caso qua sotto. E andiamo a vedere un po' come gira. Ora, chiaramente perché buffiamo Aventurin? Non buffiamo Aventurin per dargli la speed, eccetera, eccetera, quello lì. Buffiamo Aventurin perché lui fa parecchi follow-up attack di talento, quando ha le stack raggiunte, che sono ad area e quindi proccano bene con Jade, tutto sommato, no? L'unica cosa è che qua siamo veramente tanto contro elemento, quindi a mio parere in questo team forse Pela Silverwolf sono maggiori di Topaz, ma comunque teniamo il team follow-up attack e andiamo a vedere un po' come si comporta tutta la situazione, ok? Quindi siamo in Mach 12 contro un Argenti, che comunque se voi guardate i boss che ci sono anche in Mach e in Apocalyptic, sono tutti AoE. E quindi diciamo che Jade sta veramente bene con diversi personaggi, non sempre, non con tutti, però è abbastanza flessibile, questa è una cosa, una nota super positiva, no? Non so perché. C'è la tendenza a dire che Jade è bad quando gioca in follow-up attack team, è normale, nel senso. I follow-up attack li giochiamo così, insomma, c'è stata tutta una percezione brutta di Jade che non capisco. Comunque, come dicevo, buffiamo Aventurin, ovviamente la skill rimarrà in ferma uptime. Adesso Aventurin avrà molto facilmente, guardate Jade che già inizia a guadagnare stack. Ora qui attacchiamo con Topaz e poi insta-ultiamo con Robin. E ci va bene in realtà il marchio di Topaz lì, non è troppo importante. Oltretutto siamo estremamente skill point positive in questo team, estremamente. Parecchio skill point positive. E io qua mi verrebbe quasi da skillare con Aventurin in realtà. Ok, usiamo la nostra ulti. Non ci interessa troppo su chi andiamo. E sarò onesto, perché abbiamo Robin che ci aiuta con i danni, Jade che dopo passa, Topaz che va, e in tutto questo chiaramente abbiamo Robin vicino che ci aiuta e ci assiste un po' con i danni, no? Chiaramente qua, ripeto, siamo estremamente sempre contro elemento e si sente parecchio, ok? Si sente abbastanza, però guardate cosa succede. Aventurin parte. Parte Jade. Abbiamo ulti di Jade, cioè questo team funziona veramente bene, molto bello. E siamo contro elemento, perché non abbiamo un elemento buono,
Onestamente, per essere un PG, chiaro, stiamo giocando con Adventure in Robby, capito? Però è un follow-up attack, ovvio che fa da sinergia, nel senso, è un po'. Mi piace un sacco. Ok, e qua ovviamente passiamo 6 con 1, possiamo skillare, siamo abbastanza buoni in termini di skill point. Qui attacchiamo 3 target, ovviamente. Cercate sempre di attaccare più target possibili con Jade, così blocchiamo il suo follow-up attack. È scaduto il suo buff, ribuffiamo il nostro Venturin. Qua ci è finita anche Robin, non dovrebbe essere una tragedia, insomma. Ok. Qua sarebbe stato bello farla fuori adesso. E infatti ce la dovremmo fare, credo. Yes! Ok, così rientriamo nel cycle 29 ancora. Ok, qua ovviamente possiamo partire. Tra poco abbiamo la ulti di Robin. Bella questa di Aventurin. Penso che gliela attiviamo all'istante, così gli facciamo prendere più danno chiaramente ad argenti. Ovviamente guardate Jade come accumula velocemente le stack. Niente da dire. Uno. Allora, prima cosa, Aventurin sempre PG spettacolare. Secondo me uno dei migliori del gioco al momento, punto. E seconda cosa, il team follow-up attack è diventato veramente. Non lo so, lo adoro in qualsiasi versione. Cioè, questo qua è il mio archetipo preferito, non c'è niente da fare, è proprio. Bello, bello, bello. Qua parte. Non parte niente, in realtà, vediamo se ci attacca argenti, ma con l'attacco di argenti Jade dovrebbe partire. E appena parte Jade succedono cose. Ok, parte lui. Chiaramente follow up attack di Jade, che comunque i suoi dannini li fa. Abbiamo Robin dietro che assiste, attenzione. Però siamo contro elemento, vi ricordo. Siamo totalmente contro elemento. Quindi. Non così male. Ok. Noi continuiamo ad andare su argenti. Chiaramente non abbiamo interesse. Jade carica le stack. Adesso riparte Jade perché ovviamente attacca Venturin in target singolo. Tra l'altro un altro follow-up attack di Venturin. Jade arriva a 11 stack. Cioè, non lo so. Mi piace troppo, ok? Mi piace veramente tanto. Diciamo che in questi spot contro questi boss che spawnano cose in continuo, che però non sono pochi, cioè, e siamo ah, tra l'altro la turbulence del mock non ci aiuta per niente, perché la turbulence di questo mock è basata sul super break, no? Quindi non abbiamo neanche assistenza su il danno, AoE, follow up attack, robe strane, energy, cose. Siamo proprio contro turbulence anche, proprio. Non lo so. Mi sta piacendo parecchio. Comunque, follow up attack in continuo. Ogni follow up attack che facciamo, Aventurin chiaramente fa il suo lavoro. Aventurin fa ancora il suo lavoro, lo ribuffiamo. Ah. Tra l'altro qua possiamo usare immediatamente la ulti di Robin. Forse avrei potuto farla prima. Ora me la sto proprio andando con calma proprio. In tutto questo siamo estremamente skill point positive, quindi qualsiasi team facciamo che richiede skill point non è un problema. Ok, adesso è rimasto argenti da solo, ma vedete che comunque Jade i suoi bei danni li fa. Adesso fanno tutto da soli. Qui abbiamo chiaramente vinto, rispettabilissimo. Vedete che Jade ha 293 crit damage, ok? Per il self buff che si mette lei. Cioè, più si buffa l'attacco, cioè cosa incredibile. Poi chiaramente abbiamo Robin vicino che ci aumenta tutti i danni, no? Insomma. Siamo andati quasi totalmente contro elemento in fase 1 e in fase 2 c'era Topaz che aiutava col break, ma insomma capite che. E abbiamo fatto rispettabilmente 27. Mi viene da dire che Chiale 1 qua fa 29-28, però è rispettabilissimo, no? Tre cycle così contro elemento, perché poi se gli avversari sono deboli al Quantum, Jade fa molto di più lì, no? Ok, un altro team che volevo provare con voi oggi era invece togliere Robin, togliere Topaz, quindi togliere un po' di follow-up attack, tenere Aventurin, quindi tenere Aventurin buffato effettivamente, ma portarci dietro una pela per il calo difesa AoE e Tingyun per buffare la nostra Jade, ok? E questo per avere l'uptime più spesso alto sull'ultimate di Jade, che. Vediamo come va, non ne sono sicuro, è la prima volta che lo provo, quindi lo stiamo provando adesso per vedere un po' com'è il feeling. Non so neanche se Pela è la migliore da mettere lì, eventualmente adesso. Qui mi verrebbe a dire che sto giro partiamo di Pela, per aiutarci un pochettino.
Allora, noi qua potremmo effettivamente. Sto pensando se fare l'ultimate. No, l'ultimate Eating Gyun la farei istantaneamente. La farei comunque istantaneamente. Perché adesso noi skilliamo chiaramente Aventurine. Buffiamo Jade. E ultiamo con Jade, esattamente. Questo dovrebbe essere il nostro start. E così Jade parte subito di follow-up attack. Ok. Chiaramente ci mancano poi le robe di Pela. Dovrei avere Pela più veloce. Probabilmente voi avete Pela a 160 speed. Io non ce l'ho qua a 160 speed. È tutto ottimizzabile. Però mi piace anche vedere come si comporta il PG in un setup dove non abbiamo preparato veramente niente per lei. No? A me, onestamente, non dispiace nemmeno così. Chiaramente sentirò sicuramente parecchio l'assenza di Robin in questo team, però vediamo come va. Adesso Jade riparte. Vedete che tra poco abbiamo di nuovo anche la ulti di Ting Yun, quindi ci troviamo anche abbastanza bene con l'energy per la nostra Jade. Ulti di Ting Yun arrivata. Chiaramente andiamo ancora su Jade. Ok, adesso Jade con l'attacco base arriva l'ultimate di nuovo. Vedete che l'uptime non è niente male effettivamente. Chiaramente Pela ci aiuta tanto per il stat quantum che abbiamo. Non sono brutti i danni di Jade in questo spot, comunque, non sono per niente brutti. E chiaramente quello è il danno di un attacco base, quindi nel senso va bene. Però i suoi danni di follow-up attack e i suoi danni di ultimate a noi non dispiacciono per niente. Non sta andando per niente male questo team, devo essere onesto. E no, Ting Yun qua va chiaramente di attacco base. Ovviamente la presenza di Aventurine ci fa basare molto sugli attacchi nemici, ma sappiamo che ormai i nemici a livello 95 sono abbastanza veloci da fare degli attacchi molto spesso. Quindi in realtà Aventurine è praticamente quasi sempre una sicurezza per noi da giocare qua, no? Allora, qua dobbiamo ribuffare Aventurine, dobbiamo ribuffare Jade. Ovviamente mi aspettavo che a Sycor andassimo sempre lì e penso possa essere ottimizzata tantissimo in ogni caso. Ecco, questa ulti è stata un errore perché ho perso una stack di follow-up attack. Vedete che dipende molto da quanti attacchi riceviamo, da cosa succede, eccetera, eccetera. Qui chiaramente abbiamo Argenti che aspettiamo che evochi tutta la troupe, ok? Però il feeling generale di questo team non è male per ora. Devo essere onesto. Non mi sta dispiacendo. Non mi sta dispiacendo. Ok, chiaramente con Aventurine l'ideale sarebbe sempre cercare di fare attacchi base per guadagnare più stack possibili su Jade. Jade ora parte con il suo follow-up attack potenziato. Jade, qua facciamo un attacco base qua, così gli spacchiamo esattamente. Anche se forse a volte, no, senza a volte, molto spesso è meglio non spaccargli niente, devo essere onesto. Buona Aventurine, 7 stack su Jade che ci piacciono tantissimo. Tra l'altro, come vedete, siamo estremamente sempre fissi skill point positive. Non importa cosa succeda, quando succeda, perché succeda, siamo sempre estremamente skill point positive. Vedo che la velocità del team è molto simile a quando buffo Pela, così. Ok. Si sente l'assenza di. Qua aspettiamo. Aspettiamo a usare la ulti di Ting Yun qua. Penso che possa essere ottimizzato tantissimo a livello di timing delle varie ultimate dei PG, ok? Però qui abbiamo una ultimate a gratis più follow-up attack. Buff di Ting Yun istantaneamente. Ok. Ricordo sempre che siamo contro elemento, tra l'altro, ok? Cioè, ricordo che qua siamo totalmente contro elemento a parte Pela. Che non è male, quindi. Cioè, io mi devo sempre tenere a mente che qui io normalmente non giocherei mai un personaggio che non è fisico, fuoco, ghiaccio probabilmente, no? Quindi non mi dispiace per niente il come si sta comportando anche a livello di danni Jade qua dentro, onestamente. Tra l'altro tutti i self buff che si dà si sentono veramente tanto, quindi. Allora, qua ci parte la Jade. Ci parte Jade due volte in realtà perché abbiamo chiaramente l'ultimate di nuovo.
Poteva essere ottimizzata tantissimo tutto quello che abbiamo fatto. Ok, qui siamo a fase 2 di argenti. Ci abbiamo messo parecchio però, eh. Vedo che questi team... Non so se Pelle è il personaggio migliore da mettere qua. Probabilmente... Allora, il fatto è questo, ok? Siccome noi stiamo buffando Venturin e vogliamo che Venturin faccia più forte up attack, normalmente qui la cosa migliore al posto di Pelle sarebbe mettere un follow up attack, ok? A prescindere da chi sia, sarebbe mettere un follow up attack. Quindi, semplicemente per fargli rifare più di frequente, perché poi Venturin prende 3 stack extra ogni suo turno, no? Quindi c'è tutto quel discorso lì da tenere in considerazione, che noi chiaramente abbiamo totalmente ignorato, perché non siamo qua per fare le cose bene, siamo qua per vedere un po' come si comporta in team improbabili. Però, onestamente, a me non dispiace... A me la Jade qua non dispiace per niente. Allora, qua fare delle ultimate su argenti in single target fa veramente schifo. Però pazienza, non abbiamo troppe alternative, onestamente. Non abbiamo veramente troppe alternative. Siamo... Ok, parte Aventurin. Parte Aventurin, qua abbiamo di nuovo la ulti. Ok, siamo un pelo più lenti, quindi probabilmente questo team è da ottimizzare parecchio, di sicuro. Siamo decisamente più lenti di prima, quindi questo team è da ottimizzare un po'. Però a me, io continuo a dire che non mi dispiace per niente in termini di danno. Non mi dispiace per niente. Il punto è che secondo me qua ci va tolta pela. Penso che qua ci vada tolta pela, ho questa sensazione. E ci voglio un follow up attack perché ricordo, qua stiamo forzando il buff su un Aventurin, ok? Quindi essendo che abbiamo buffato Aventurin, più attacchi riceviamo, più stack diamo ad Aventurin con altro follow up attack, è meglio è. Qua ovviamente lui mi assorbe la ulti perché sono un idiota. Penso che si possa giocare estremamente meglio. Però vedo che sto facendo achievement, quindi devo dire che queste scelte di gameplay portano gemme in qualche modo. Jade sta portando... Jade? Comunque. Ok, questo è andato decisamente peggio. Questo è andato decisamente peggio, va bene. Quindi bisognerebbe provare un setup fuori dal... Bisognerebbe provare un setup fuori dal mettere Pela lì e mettere probabilmente un follow-up attack. Nel senso, se qua mettiamo Tingyun e chiaramente... Topaz, ma probabilmente anche Ratio. Però il problema con Ratio è che non mettiamo debuff dopo, no? Il problema di mettere Ratio qua probabilmente dopo è l'assenza di debuff. Bisognerebbe vedere. Penso che qua possiamo fare più prove. Tipo anche... No, io di Oxui bisogna vedere un po' come funziona la cosa. Bisogna fare più prove. Il setup però con Aventurin di base mi può piacere. L'unica cosa è che... E chiaramente il setup ottimale da follow up attack è sempre quello che funziona un po' meglio. Devo esplorare un po' di più Tingyun. Dobbiamo vedere un po'. Penso che non sia male l'idea, ma serve un proc più veloce di follow up attack. Probabilmente Tingyun funziona molto bene quando mettiamo un PG che fa AOE costanti fisse. E Aventurin è molto dipendente dagli attacchi ricevuti eventualmente, ok? Però detto questo, non volevo portarvi il best team di Jade fuori dal PF, volevo farvi vedere un po' come si comportava, fare un po' di ragionamenti con voi, farvi vedere anche i problemi, eventualmente, quindi la generazione di stack, la mancanza di... la mia mancanza di personaggi AoE, mi piacerebbe tanto provarla con PG AoE alla Jinkyuan, alla Blade, alla Himeko, tutti i PG che non ho qua sopra, anche se in realtà qua sopra per il PF va benissimo, in team follow up attack funziona molto bene, quindi per me è diventata... È semplicemente diventata la scelta Quantum follow up attack quando gioco il team follow up attack. Quindi non la considero scarsa, negativa, eccetera, eccetera, perché anche contro elemento nel team follow up attack funziona estremamente bene, tra l'altro. Quindi, yep, fatemi sapere un po' la vostra, i vostri pensieri, eccetera, eccetera. Questo era un po' un video per farvi vedere un po' PF, sì, un po' PF. Un po' Jade fuori dal PF, dentro PF non credo serva nemmeno, è veramente devastante, cleara tutto. Però, yep, se riesci a stare tranquilla su due modalità su tre, per me sei ottimo.
Ok? Ovviamente se avete Team Follow Up Attack funziona molto bene, ma se avete Blade, per tutti i Blade Enjoyer, secondo me non è niente male. Probabilmente proverò a pullarla anche sul terzo. Anzi, per chiudere questo video, andiamo a fare una pull da 10 sul terzo account e vediamo se ci esce. Allora, fatemi un attimo loggare sul terzo, così vediamo se la luck per il video di YouTube funziona, vediamo un po'. Perché sul terzo ho Jingyuan, Imeko, Blade, sono tutti i PG che uso attivamente, no? Quindi sarebbe molto figo e magari... Non so, vedere. Però non sono a Pity, ok? Ora vi faccio vedere. È una roba... Perché sto facendo sta roba? Ok. Fatemi loggare col terzo. Me ne pentirò di quello che sto facendo. No, non vado a pullarla, però ci tiro una pull da 10, ok? Se esce per Pity, bene, se no pazientina. Se esce per Pity, sono contento e se no è andata come è andata. Ok. Allora, eccoci qua, sono sul terzo account. Qui abbiamo finito gli assignment, quindi li diamo subito, ma a noi interessa andare qua. Allora, siamo a Pity 5, 10, 15, 20, oh mio Dio, oh, 30, 35, 40. Siamo a PT44 che è già altissimo però. Vabbè dai. Ci proviamo, la facciamo. Se esce... Ok, non è uscita, va bene, va bene. Abbiamo buildato PT. Abbiamo buildato PT. Ciao Serval. Abbiamo buildato PT, ci abbiamo provato, va bene. Ovviamente qua... Vabbè, oh, siamo a PT alto. Prossimo PG che prendo su questo account se la gode abbastanza, devo dire, ok? In ogni caso, chiudiamo qua con Botolino e grazie per aver guardato, alla prossima. Bella.